La comunità di Primiero si conferma terra di grandi campioni sportivi di diverse discipline. Quattro, un calciatore di Serie A, due atleti olimpici, un atleta da Coppa del Mondo, i campioni che sono tornati a casa per una serata all'insegna dello sport e della valorizzazione del territorio. Il Primiero è terra di campioni, lo conferma una campagna di comunicazione della comunità di Primiero che ha riportato a casa alcuni campioni nazionali per incentivare i ragazzi e le ragazze a praticare sport e non abbandonarlo una volta adulti. Sono il campione di sci nordico Gian Domenico Salvadori, il calciatore di Serie A nella Salernitana Nadir Zortea, Riccardo Scaletta della Nazionale Orienteering e Tommaso Giacomel della Nazionale Biathlon. A Primiero hanno raccontato le loro storie di giovani sportivi che hanno fatto strada. L'obiettivo è spingere i più piccoli a non abbandonare l'agonismo, ma anche ricordare agli abitanti del Primiero l'orgoglio di aver generato dei grandi campioni che sperano di tornare tra le montagne del Trentino a gareggiare. Per una realtà piccola come il Primiero, avere due atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi, un calciatore in Serie A e un orientista che ha fatto un po' di Coppa del Mondo, penso sia tanta roba. Siamo una piccola realtà e rispetto ad altre vallate ci distinguiamo, segno che stiamo andando nella direzione giusta. Sogno nel cassetto sono le Olimpiadi in casa del 2026. Non ho più 20 anni, quindi non sarà facile. Cercherò di tenere duro. Durante l'anno ho sentito spesso il sostegno della nostra valle, quindi è sicuramente un piacere trascorrere le vacanze qui e è stato bello portare, diciamo, le mie esperienze alla gente del posto. La salvezza è stata bella perché è stata contro tutti e contro tutto fino all'ultimo. Questo penso sia stato incredibile, sfidare l'impossibile. Alla fine ce l'abbiamo fatta. In occasione dell'incontro con i campioni è stato presentato anche il fondo di sostegno allo sport della comunità di Primiero, che prevede un importante contributo di 30.000 euro destinato alle associazioni sportive del territorio, a partire dalle realtà storiche come US Primiero, GS Pavione di Imer e US Vanoi di Canolo San Bovo, ma non solo. Il fondo sarà erogato in proporzione al numero dei tesserati under 18 delle società o associazioni, con un minimo di 300 euro per le realtà più piccole.